Un Milan concreto ed aggressivo punisce una Sampdoria apparsa stanca dopo la vittoriosa battaglia di Coppa ad Oporto. Eriksson sottoscrive. Non siamo stati brillanti, questo è vero, però forse è rimasto un po' nelle gambe la partita di giovedì. Milan senza Baresi ma con un ottimo Filippo Galli a guidare la difesa e Sampdoria con Ferri ancora fuori per infortunio e Jugovic in tribuna. Eriksson comunque recupera Mannini, Bjerkovud e Gullit. Dopo una fiammata di Lombardo che riesce a sorprendere la difesa milanista si mette in moto il tandem Savicevic e Simone e per la retroguardia blucerchiata cominciano i problemi. I due milanisti indubbiamente stanno attraversando un ottimo momento di forma. Simone poi sente aria di convocazione in nazionale e alla prima occasione, dopo un triangolo con Savicevic, dà il via alla vittoria dei rossoneri. 11 gol in questo campionato, un bel bottino, e per Sacchi? Ah, sicuramente Sacchi mi avrà seguito, però sono dell'idea che si può anche stare così, io sono contento così, non mi aspetto di più. Se poi il mister deciderà di convocarmi, tanto riguadagnato. Platt, Mihajlovic e Salsano cercano di verticalizzare il gioco per favorire gli inserimenti di Gullit, ma l'olandese non è in giornata di grazia, ed i suoi ex compagni di squadra poi non fanno certo i complimenti. Mancini invece confeziona preziosi assist. Il capitano si muove molto, dettando anche i tempi giusti al gioco doriano, ma sotto porta non è sufficientemente lucido e spreca così una favorevole occasione. Nella ripresa Mihajlovic comincia a bersagliare rossi con tiri da lontano. Savicevic però è sempre in agguato e quando pigia sull'acceleratore il fantasista rossonero è davvero micidiale. Mannini riesce comunque a bloccarlo, ma il difensore blucerchiato, ultimo uomo, viene espulso dall'arbitro Bettin. Per Eriksson questo è l'episodio chiave della partita. Finché siamo 11 contro 11, giochiamo così bene come gioca il Milan. Non c'è differenza, loro hanno fatto un gol, sì, è vero, però anche noi abbiamo creato buone occasioni. Nonostante l'inferiorità numerica, Lombardo tiene comunque in allarme la difesa milanista. Il tornante doriano prima ci prova di testa, poi viene ottimamente lanciato in area da Mancini, ma Rossi chiude bene lo specchio della porta e allontana la minaccia. Due grandi occasioni in pochi minuti per la Sampdoria, ma dal possibile 1-1 si arriva invece al 2-0 per il Milan. La traiettoria di Albertini sorprende Zenga e chiude la partita. Il centrocampista evidenzia il momento magico dei rossoneri. Il nostro momento magico in questo momento, visto che stiamo andando bene, stiamo raccogliendo anche tanto, quindi stiamo facendo anche i gol, quindi siamo contenti. L'ultima emozione della partita la regala ovviamente Dejan Savicevic, oggi davvero implacabile. Bjerkovud non può fare altro che stendere il montenegrino in area, calcio di rigore. Albertini dagli 11 metri non fallisce, per lui una doppietta prima della convocazione in nazionale.